L'enogastronomia tipiche di qualità dell'antica salsamenteria Tamburini. Il laboratorio per restauro delle pellicole e dei film, l'immagine ritrovata. La rinomata cucina della trattoria di Via Serra. La moda creativa di Caos Abbigliamento S.P.A. Le attrezzature e l'utensileria di qualità della Schluderbacher. I software per il benessere del centro servizi rieducatore sportivo. Queste le sei eccellenze protagoniste del Gran Galà di Confesercenti Bologna che si è svolto il 28 giugno 2016 sulla terrazza nel parco del Modern Art Museum Cala Ghironda di Ponte Ronca a Zola Predosa. La serata ha premiato anche una protagonista in più, ovvero Giuseppina Luciano, storica associata di Confesercenti Bologna, l'associazione che rappresenta al meglio le categorie del commercio, dei servizi e del turismo. Penso che sia stato molto importante crederci, studiare anche come fare, studiare molto, poi ci vuole una grande dose di fortuna. Nella fattispecie il nostro in centro storico è arrivato il turismo, ma è un turismo che è stato anche un po' preparato e voluto da noi pochi che ci credevamo. Fortunatamente qualcuno di molto più grosso ha creduto in noi, quindi le cose sono spontanee delle volte, perché dice: ma come è stato possibile? È stato possibile perché ci sono delle chimiche, delle volte funzionano, e in questo caso le nostre piccole idee coincidevano con quelle di qualcuno che voleva investire sulla città di Bologna. Siamo riusciti in un mercato veramente di nicchia, con un'alta specializzazione soprattutto nel campo della tecnologia, ma anche con tantissima passione, a entrare in quei mercati dove siamo stati apprezzati per le nostre capacità professionali, anche in mercati difficili come la Francia, dove comunque il cinema è decisamente molto importante, ma siamo riusciti a far apprezzare il nostro lavoro e quindi abbiamo avuto la possibilità di sviluppare la nostra società. Quest'anno faremo il sorpasso, faremo l'albero degli zoccoli, abbiamo fatto a Marcord, il Rocco e i suoi fratelli, un restauro molto impegnativo. Dipende dai film. Con il nostro sviluppo in Asia siamo riusciti ad ottenere il restauro di diversi film di Bruce Lee. Stiamo cercando di, insomma, crescere sempre di più. Io sono il cuoco di origini molisane, ma ormai sono tantissimi anni che vivo in Emilia Romagna. Cucina emiliana leggermente rivisitata, con ingredienti di qualità che noi cerchiamo di non rovinare. Un'attività che funziona bene e propositiva sul territorio aiuta tantissimo i quartieri e la città ad avere un ritorno positivo anche in termini di visibilità, tranquillità, tante cose. Ci sono tantissimi stranieri, per cui cerchiamo di dare un contributo anche noi a far conoscere Bologna in giro per il mondo. Ancora oggi noi lavoriamo con i nostri vecchi fornitori, quindi continuiamo a comprare le nostre materie prime in montagna, e abbiamo metà dei nostri dipendenti sono gli stipendenti storici che abbiamo anche su Azocca. Il futuro, niente di nuovo, lavorare serenamente con passione. Noi facciamo abbigliamento con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un'attenzione alle novità di moda, di tutte le settimane. Ci ha sorpreso, perché erano tanti anni che eravamo clienti della Confesercenti, soci della Confesercenti, e ci siamo meravigliati che si sono accorti di noi finalmente. La crisi non è passata, purtroppo, stiamo cercando di attraversarla, stiamo tenendo duro, continuando a proporre prodotti nuovi tutti i giorni. Siamo in crescita, continuiamo a crescere, ma vuol dire tutti i giorni continuare a lavorare in team e non abbandonare mai. Noi rappresentiamo aziende tedesche in Italia che costruiscono componenti per l'automazione industriale. Sono sistemi di posizionamento, presse elettromeccaniche e sistemi di avvitatura. Bologna ha moltissime aziende, nostri clienti, potenziali clienti, ma noi lavoriamo su tutto il territorio italiano, soprattutto nell'automotive. Noi abbiamo utilizzato i servizi di Confesercenti soprattutto sotto forma di affiancamento personale, quindi per quanto riguarda la consulenza fiscale e la contabilità, eccetera. Allora, la nostra attività è una startup innovativa nell'ambito salute e benessere. Abbiamo aperto da 8-9 mesi a ottobre.
Siamo molto contenti di aver ricevuto dopo solo 8 mesi un primo riconoscimento di questo tipo qui dalla Confesercenti. Noi cerchiamo di sfruttare un software innovativo sviluppato apposta per noi, che ci permetta di andare a valutare lo stato di energia di una persona, di andare a valutare alcuni parametri che ci permettano poi di agire e fare in modo che la batteria di una persona sia sempre più carica, in modo che sia sempre più efficiente sul luogo di lavoro, nella vita, nello sport, e quindi riesca comunque a raggiungere i propri obiettivi più velocemente e con una maggiore efficienza. Sintesi e conclusione della serata a Loreno Rossi e a Massimo Zucchini, rispettivamente direttore e presidente di Confesercenti Bologna. In questa serata, il Gran Galà 2016, abbiamo voluto premiare 7 imprese eccellenti del nostro territorio che fruiscono dei servizi del sistema Confesercenti Bologna: contabilità, paghe, sicurezza sul lavoro, credito. Vogliamo dimostrare che attraverso i servizi di Confesercenti ci sono imprese che possono diventare imprese di successo nel settore della ristorazione, nel settore dell'abbigliamento, in settori innovativi come il biologico e il naturale, e pensiamo come associazione quindi di dare un contributo di crescita alla nostra comunità e al nostro territorio. Io credo che sia fondamentale ed è il core business di un'associazione fornire servizi e assistenza ai propri associati. Noi in questi anni ci siamo rafforzati il più possibile per cercare di dare il miglior servizio che si possa avere nei settori che riteniamo fondamentali, quali sono il credito, quali sono le buste paga, quali sono la contabilità, qual è tutta la parte della sicurezza, della prevenzione, e su questo credo che abbiamo fatto con i nostri collaboratori, i nostri dipendenti, un'ottima squadra, un ottimo lavoro, e i risultati si vedono.